Ciao, eccomi qua nel giardino botanico di Gran Canaria. Ti faccio vedere una cosa. Vedi questo laghetto? È pieno di pesciolini. Ebbene, questo laghetto è la realtà di questi pesciolini. Questi pesciolini conoscono solo questa realtà. Come tutte le persone che vivono nel loro mondo e conoscono solo il loro mondo. Anche tu magari vivi nel tuo mondo e conosci solo il tuo. Finché tu non vai ad esplorare nuove possibilità, conoscerai solo quella realtà, solo quel tuo piccolo mondo e non ti permetterà questo di vedere tutte le possibilità dell'esistenza. Non si tratta solo di viaggiare, ma si tratta proprio di aprire la mente, si tratta proprio di darsi nuove possibilità, di esplorare tutto quello che non si conosce. Piuttosto che vivere la vita in modo dogmatico, cercando le sicurezze, dove cerchi di darti ragione in tutte le situazioni sulle quali hai magari un'opinione e questo ti fa sentire ovviamente al sicuro, piuttosto vai a cercare il dubbio, vai a cercare nuove possibilità, vai a cercare qualcosa che non conosci, vai a esplorare la vita lì dove non hai informazioni, oppure magari vai a cercare di mettere in dubbio le cose che tu stai dando per certe. Questo ti permetterà di aprire nuove strade, nuove possibilità e di vedere oltre quello che ti sei permesso sino ad ora. E questo ti porta ad uscire dal tuo laghetto e ti porta ad esplorare la vita oltre le possibilità che tu ti sei permesso di vedere sino ad ora. Questo ti apre un campo di possibilità infinite. Più tu ti permetterai di fare questo, di mettere in dubbio tutto ciò su cui avevi un'opinione in merito a tante situazioni della tua vita, a tante tematiche dell'esistenza, più questo ti permetterà di aprire la tua mente, di far diventare quel laghetto un grandissimo, grandissimo oceano. Bene, con questo ti saluto e ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao ciao!